I risultati netti del centrodestra, le europee e le regionali, con soprattutto la Lega, e il nostro territorio, che ormai ha fatto per fortuna solo il 37, ma in altre parti ha sfiorato il 50%, fanno sì che la rincorsa di oggi a Verbania per le elezioni comunali sia un risultato di cui andare fieri e che premia il lavoro del Partito Democratico, delle due liste civiche che si sono presentate per mettersi a servizio della città. Quindi un ringraziamento naturalmente a tutti gli elettori e anche alcune considerazioni. La prima è quella che oggi, da oggi inizia una nuova sfida. Si riparte 0-0, i prossimi 15 giorni saranno necessari ai cittadini di Verbania per scegliere chi vogliono come sindaco della loro città per i prossimi 5 anni. Nessuno potrà sottrarsi al confronto, senza più quindi partiti trainanti che raccontano un po' di slogan, un po' di cose fatte per attirare l'attenzione, ma si dovranno fare le proposte. In questo senso noi riteniamo che il lavoro di questi 5 anni e la voglia di fare bene con i progetti messi in cantiere, io ne cito uno perché è quello a cui tengo di più, che è il porto, meritino di continuare e possano avere tutta l'attenzione da parte dei cittadini di Verbania. Quindi noi cercheremo ogni elettore con particolare attenzione a quanti sono il primo partito in città, non si sono recate alle urne, per dimostrare la bontà del nostro progetto e la voglia di continuare in questa direzione. Albertella, comunque al momento il risultato in vantaggio, non le fa paura questi 1000 voti di divario? È una nuova gara, in finale siamo arrivati, contava questo oggi e quindi ci confronteremo con grande serenità rispetto alle nostre potenzialità, senza alcuna paura e con le energie necessarie per convincere i cittadini di Verbania a primare questo gruppo e quindi a continuare l'esperienza da sindaco. Ne ha puntato su due liste civiche che comunque hanno ottenuto discreti risultati. La nostra è una proposta di governo civico, naturalmente con il PD, partito di maggioranza, ma sapendo la scarsa reputazione che oggi godono in Italia i partiti, noi abbiamo cercato delle forze fresche, riconosciute in città, non già iscritti a altri partiti che quindi si riciclavano in una nuova formazione, ma sono tutte persone note, inserite, che hanno voglia di mettersi a servizio della città. I risultati in un mese di lavoro, senza poi grandi sforzi di pubblicità, ma girando per la città, sono stati positivi perché le due liste raggiungono l'11%.